Il sogno di farfalla di Svetlana Tiorina, edizioni Arca. A volte anche un cane vorrebbe saper volare, come ad esempio. Farfalla. Un racconto di Svetlana Tiorina, illustrato dall'autrice. Edizioni Arca. C'era una volta un piccolo cane a cui fu dato il nome di Farfalla. Questo perché, quando correva per i prati, le sue grandi orecchie sbattevano su e giù proprio come due ali. Con un nome così e con due orecchie così, potrei provare anch'io a volare, si disse un giorno. Cercò con piccoli balzi di spiccare il volo, ma senza successo. Quella stessa sera si chiese però se fosse una buona idea imparare a volare. Osservava perplesso le falene che, accecate dalla luce della sua lampada, facevano una dopo l'altra una brutta fine. Le ali tutte bruciacchiate. E se la luce del sole accecasse anche me? Riflette. Al mattino aveva già dimenticato il suo timore. Vedendo i merli sfrecciare nel cielo, pensò che non era proprio giusto che i cani non potessero volare. Prese la rincorsa, spiccò un lungo balzo e finì tra i rami di un albero. Da lassù poté per un attimo ammirare il vasto mondo sotto di lui, ma solo per un attimo, perché all'improvviso gli si offuscò la vista e gli viene uno strano mal di stomaco. Soffro di vertigini! Ora sì che faccio una brutta fine! Si disse mentre cercava disperatamente di non mollare la presa. Si spiaccicò al suolo, il muso a livello di lumache. Buh! Che figuraccia! Borbottò rimettendosi presto sulle zampe. Dopo poco aveva già dimenticato di vertigini e figuraccia e ripensava a com'era bello il mondo che aveva visto per un attimo da lassù. Ce la devo fare! Ce la farò! Basta solo che mi alleni al decollo e mi abitui all'altezza, si disse. Tutto il giorno corse veloce per i prati, sbattendo sempre più forte le orecchie su e giù, proprio come due ali. Ma il decollo non gli riuscì nemmeno dopo più di 100 tentativi. Sfinito, si sdraiò sul prato, si addormentò e fece un sogno bello bello che lo ripagò di tutti i suoi sforzi andati a vuoto. Nel suo sogno si trovava in cima a una montagna. L'aria tutto attorno vibrava e vibravano anche le sue orecchie maculate come due ali di farfalla. Lui si buttò nel vuoto e iniziò a planare. Per l'emozione fece. Wow! E si svegliò. Wow, certo! Fece ancora quando interpretò il suo sogno. Per imparare a volare ci vuole un trampolino di lancio. E corse alla ricerca di una montagna. Trovò solo un enorme masso. In mancanza di meglio, decise che poteva bastare. Vi si arrampicò e senza pensarci due volte si lanciò nel vuoto. Aiuto! Ora sì che faccio una brutta fine! Ebbe appena il tempo di pensare.
prima di atterrare su un cespuglio di rovi. Ma nemmeno questa volta fece una brutta fine. Si fece solo un bel bernoccolo e si dovette togliere qualche spina. Non si tolse però dalla testa l'idea di imparare a volare. I grossi cani devono fare la guardia, ma quelli piccoli possono vivere dei sogni e correre dietro le farfalle, commentava intenerita la luna.